E buongiorno a tutti ragazzi, come state? Benvenuti o bentornati nel mio canale con un nuovo video. Scusate di nuovo per dove ho iniziato il video, ma in questo momento sono in autostrada, ferma. Sono entrata, non ho letto niente e sono ferma. Causa incidente. Tutto fermo. E No. sono le 8:30 di mattina e oggi è venerdì 15. E solito devo andare a Varazze e sicuramente arriverò in ritardo. Che incubo, ragazzi. Dovrei essere lì tra tipo 25 minuti e sono ferma da 10 minuti nello stesso posto. Comunque, oggi vi volevo portare con me. Non so che cosa riuscirò a registrare perché oggi è una giornata piena, ma prima cosa che volevo dirvi è scusarvi perché scorsa settimana non ho postato nessun video, ma questo è il motivo. Questa era la mia voce, quindi non riesco a parlare. Buon video, ragazzi. E adesso la mia voce è molto meglio, ma cioè vi giuro ragazzi, io non riuscivo neanche a parlare, cioè incredibile, e non aveva senso fare un video dove non riesco a parlare. Comunque, oggi, come ho detto prima, ho una giornata piena perché allora, solito adesso dovrei essere a Varazze fino alle 3. In più oggi c'è anche una festicciola, diciamo che si ritrovano tutti per festeggiare un po' insieme al Natale, ecco. E poi dopo dovrò andare a cavallo, lezione, e non so cosa riuscirò a registrare perché mi sa che non ci sarà nessuno, ma io riprendo quello che faccio. E poi stasera alle 8:30 ho la cena con quelli del maneggio e poi dopo dovrei uscire perché c'è anche un compleanno, quindi top. Perfetto. È appena passata una moto. E boh, ragazzi, non so che dire. Disperata, ragazzi. Cioè, io tra 24 minuti dovrei essere a Varazze. Siamo fermi, non mi ricordo se l'ho detto, causa incidente. Comunque, sicuramente, come avrete già visto dalla copertina e dal titolo, a fine video farò un ordine spaziale folle. Ma per me è molto importante e basta. Restate fino alla fine, mi raccomando. Se sei ancora iscritto, vatti a iscrivere subito perché per me è molto importante e siamo arrivati più di 220 iscritti. Cioè, ragazzi, per me è pazzesco, siete fantastici. E niente, noi direi che ci vediamo dopo e vi farò aggiornare. Vi aggiornerò di questa situazione in autostrada accadetica. Ciao! Ragazzi, ho finito finalmente. Sono le 3 e ero arrivata con mezz'ora di ritardo. Ma vabbè, appena arrivata siamo andati subito alla struttura dove facevamo questa festa. E adesso mi cambio in macchina, che c'è la roba in macchina e andiamo in maneggio. Ciao! Saluta il nostro pubblico. Non vi sto vedendo niente, c'ho il sole contro. Vuoi salutare? No. E come ogni volta ci sa dato il biscottino. Allora lui è già pronto lì. Intanto tiro fuori la roba. I biscottini da questi qua che sono quelli che ho fatto io. Aia, mi stavo mangiando le mani. Buono. Buono, amore. E ora ci prepariamo, devo prendere la sella, devo prendere tutto e salviamo questo bel bambino. Non so perché ha preso sta cosa di leccare qualcosa lì. Boh, vabbè. Siamo pronti per la lezione, quindi direi che non c'è nessuno che può registrare e quindi mi dice. Oh, oddio, si è appannato tutto. Mi dispiace, ma direi che noi ci vediamo dopo. Lezione finita.
Abbiamo fatto gli esercizi sulle barriere, adesso le tolgo la tastiera e niente. Ok, ragazzi. Adesso andiamo. Vai indietro un attimo, amore. Vieni, vieni qua che ti tolgo la tastiera. Comunque, non mi ricordo se l'ho detto oggi. Ops. Ho fatto gli esercizi sulle barriere. Come ieri, anche ieri avevo fatto già degli esercizi sulle barriere ed è molto 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 bravo, vero amore? Ah. E adesso gli ridò il biscotti che gli ho fatto io, questi qua, che direi che li adora, non lo so. Ma che sono diventati un po'... no, sono molli. Pensavo fossero duretti. Togliamolo sella. E poi devo andare a casa perché volevo fare l'ordine. Volevo fare l'ordine insieme a voi. Gin, devo guardare lì, scusami, perché non mi vedo. Scusami, e devo fare l'ordine folle. Devo farlo e ho deciso di farlo insieme a voi. Adesso in qualche modo devo dargli delle pastiglie. Eh sì, ragazzi, devo prendere una pastiglia che si chiama Previcox. Boh. Questa qua. Vediamo. E gliele devo dare sempre per il suo problema al garretto. Eh sì, ma vuoi salutare i nostri amici? Ho solo le pastiglie. Adesso devo trovare qualcosa con cui darglielo per essere sicura che lo mangia. Glielo devo dare in qualche modo con questo biscotto qua. Amore, aspetta, ti chiudo un attimo, anzi, mettiamo sta lunghina, che non è neanche mia. Tutte le forbici, ci devo in qualche modo spizzarla. Fare un buchino dentro e infilarcela dentro, così sono sicura che la prende sta cavolo di pastiglia. Amore, aspetta un attimo, tieni. Aia. E vado a prendere delle carotine e gliele do. La pastiglia in questione è questa qua. E devo infilarla dentro. Aia. Questo cavolo di biscotto. Vediamo se lo prendi anche se non lo metto dentro. Hai mangiato la pastiglia? Direi di sì. Per terra non c'è. Direi. Oh. Scusate, non ho messo i microfoni, ma aiuto. Adesso vado a casa, sono le 5. E quindi 6, 7, 8, abbiamo 3 ore. E in queste 3 ore io desidero molto fare questo mega ordine. E basta. Mi dispiace molto che non c'era nessuno che mi potesse fare i video. Perché non c'era nessuno, ragazzi. Non so cosa fare. Purtroppo vengo qua in maneggio da sola. E quindi non ho neanche... qualcuno che mi fa i video. È così, ragazzi, ho 21 anni, ho la patente ed è così. Noi ci vediamo a casa, ciao. Ok, ragazzi, sono appena arrivata a casa e adesso faccio partire la registrazione schermo del mio computer e facciamo insieme questo mega ordine. Ok, ragazzi, registrazione fatta partire. Allora, adesso apriamo una nuova pagina internet, perché ne ho già un botto aperte, ma non ci interessa. Il sito in questione è Fagin. E voi giustamente direte, ma come mai questo sito, questa selleria? Aspetta, però devo aggiungere selleria. Perché quest'estate, il 9 agosto, che è stato il mio compleanno, mio fratello e la sua ragazza mi hanno regalato un buono sconto di 100 euro da spendere in questo sito.
Io in questo sito qua non ci ho mai comprato, non lo conosco e prima cosa che dobbiamo fare è Le mie l'accesso. credenziali ci sono già. Perfetto. Allora, incominciamo. Come possiamo vedere ci sono molte cose, cavallo, cavaliere, pony, box, paddock, cura del cavallo, idee, regalo, non ci interessa. Cavallo. Ci sono un sacco di cose che io, se potessi, mi comprerei tutto, ma non sono miliardaria. L'addestramento attacchi non ci interessa, briglie e Q. Sarà testiere, redini, di tutto. Qua c'è anche la borsa portabriglia che a me interessa molto. È molto comodo, soprattutto. Computer, perfetto. Porta, borsa, briglia. Ma oggi non carica bene questo computer. Ci sono un sacco di tastiere che io in realtà non ne ho bisogno perché ne ho già due e bastano e avanzano, direi. Però se potessi ne comprerei 50. Allora, direi che questo qua non ci interessa. Torniamo indietro. Capezze e lunghino. Questa qua, prima o poi ne dovrò comprare un'altra di capezza. Mi piacerebbe, ragazzi, dovete sapere, sicuramente ve l'ho già detto in un video, io avevo comprato una capezza a millesimo in un negozio simile a questa qua e indovinate, non la trovo più. Porca miseria. Non so dov'è finita. Non ne ho idea, mi ricordo che l'avevo messa dentro a cassone nero, dentro a un sacchetto, così non si sporcava. Non l'ho più trovata. Boh, un giorno, prima o poi me la ricomprerò. Magari c'è di nuovo qualche sconto e la ricompro. Direi che questo qua, giusto per vedere un po' che cosa offre questo sito, e magari in futuro ci riacquisterò. Ah, io andrei direttamente al motivo per il quale noi siamo dentro a questo bel sito. Un acquisto, allora, un acquisto che volevo fare da molto tempo, ho sbagliato tasto, che volevo fare da molto tempo, è esattamente questo, sicurezza, ed è esattamente l'airbag. E come potete vedere sono dei prezzi veramente folli, cioè, infatti a Fiera Cavalli, non mi ricordo se ve l'ho detto o no, comunque ve lo dico. Sono andata mi sembra dall'Equilan e avevo provato questo airbag. L'ho provato anche perché comunque cioè, devo sapere esattamente qual è la mia taglia. E l'avevo provato e la taglia giusta che mi andava era la M. Io inizialmente avevo provato anche una XS, solo che era troppo giusta, davvero attaccata al mio corpo, al mio busto. Allora ho provato una S, ma non c'era abbastanza spazio, non c'era spazio sufficiente, perché comunque l'airbag sì, deve rimanere stretto, ma non troppo, perché al momento dello scoppio, in caso di caduta, poi non respiri più, ti può anche rompere delle costole, non lo so. E alla fine provandola ho optato per una M. E quindi diciamo che l'acquisto folle è questo qua, dato che è Natale e il mio fratello mi ha regalato questo buono, io me ne volevo approfittare anche perché... Perché adesso sto anche iniziando a fare gare grosse, nel senso sono sempre 1,10 m e 1,15 m. E il prossimo anno punterò a prendere il primo grado e devo fare ancora tipo 8 gare da 1,15 m, che essendo senior devo fare 10 gare da 1,15 m portate a termine. E quindi comunque se si cade da gin mi sono già fatta male. Quindi quello lì per me è una sicurezza in più. E
Una cosa che non vi ho detto è che volevo prendere apposta questo perché questo qua ha, adesso non mi ricordo dove è scritto, ha una protezione in più nella schiena, perché nel caso dovesse cadere e per qualunque motivo non scoppia, questo ecco, gilet dotato di paraschiena di 30 di livello 1. Non so cosa voglia dire. Però quando l'ho visto, sì, c'era come se avessi già un paraschiena. Quindi è il motivo per il quale ho scelto questo. Allora direi di metterlo al carrello. Ok, visualizza carrello. E niente, adesso lo ordino. Sicuramente quando arriverà a casa vi farò un video spacchettamento. Io già non vedo l'ora che arrivi. E niente, ragazzi. Questo è il video e direi che si conclude qua. Se il video ti è piaciuto lascia un bel pollice in su, iscriviti al canale, esci dal video e vatti a iscrivere subito. E noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video. Ciao!